Con l'aumento dei casi di Covid in molti paesi, la corsa alla ricerca di un vaccino efficace sta diventando ogni giorno più pressante. L'azienda farmaceutica Pfizer ha appena annunciato di aver prodotto con successo in laboratorio un vaccino efficace al 95% contro il virus. Potrebbe essere questa la soluzione alla pandemia? Quanto tempo ci vorrebbe affinché un vaccino sia disponibile in tutto il mondo? Cosa rende il vaccino per Covid di Pfizer così unico? E chi vi accederebbe per primo? Questo è cosa succederebbe se un vaccino per il Covid fosse disponibile già da domani. Con oltre 1 milione di vittime accertate, il Covid-19 ci ha colpito duramente. Per fermarlo, abbiamo bisogno di vaccini da distribuire in tutto il mondo. Ma in che modo determineremo quali paesi otterranno il vaccino per primi? Le nazioni più ricche avranno accesso prima di quelle più povere? Con i lockdown che continuano a soffocare le economie di molti paesi, potrebbero permetterselo tutti quanti? Alcuni dei paesi più ricchi, come il Regno Unito, hanno già firmato costosi accordi per 6 potenziali vaccini contro il coronavirus. Questo ha scatenato molte polemiche, perché monopolizzare un vaccino prima ancora che sia stato completato potrebbe lasciare indietro paesi più vulnerabili. Per fortuna, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha realizzato il piano COVAX, con lo scopo di creare condizioni paritarie per tutti. L'obiettivo è quello di raccogliere 2 miliardi di dollari entro il 2021 per aiutare ad acquistare e distribuire equamente il vaccino in tutto il mondo. Molti paesi stanno mettendo insieme risorse e sperano di riuscire a garantire un accesso rapido ed equo al vaccino a 92 paesi a basso reddito in Africa, Asia e America Latina. Se il piano COVAX dovesse funzionare, tutti i paesi coinvolti riceveranno dosi sufficienti per vaccinare il 20% della popolazione, a cominciare dalle persone più vulnerabili. Tra questi vi sarebbero gli operatori sanitari, gli anziani nelle case di riposo, così come le persone con condizioni mediche preesistenti che li mettono a rischio. In seguito, gli ultra 65enni sarebbero i prossimi, mentre le persone sotto i 50 anni lo riceverebbero per ultimi. Queste vaccinazioni verrebbero distribuite in luoghi facilmente accessibili come scuole, farmacie e persino stazioni ferroviarie. Anche se non possiamo prevedere quanto potrebbe peggiorare la pandemia, prima che il vaccino sia reso disponibile a tutti, i ricercatori suggeriscono che il numero dei morti potrebbe raggiungere i 2,5 milioni di persone entro gennaio 2021. Ma se miglioriamo le nostre azioni, indossiamo le mascherine e manteniamo le distanze, questa stima potrebbe essere molto inferiore. Ma esattamente, in che modo verrebbe approvato il vaccino? Prima di tutto, il vaccino deve essere sottoposto a rigorosi test, per garantirne la sicurezza. Questo può essere un processo lungo e costoso, e normalmente solo circa il 10% delle prove ha successo. Prima che un vaccino possa essere testato, deve essere sottoposto a screening e valutazioni per determinare l'antigene da utilizzare. Gli antigeni sono come le armi segrete del vaccino. Contengono una piccola quantità della malattia o dell'organismo che causa il virus, al fine di innescare una risposta immunitaria. In questa fase preclinica, gli antigeni vengono testati su cavie che possiedono una composizione genetica simile alla nostra. Se la fase preclinica va a buon fine, gli scienziati inizieranno la fase 1, dove un piccolo gruppo di volontari riceverà il vaccino. Ricercatori e medici controlleranno se viene attivata la giusta risposta immunitaria e determineranno il dosaggio adeguato per gli esseri umani. Nella fase 2, il vaccino verrà somministrato a diverse centinaia di volontari di diverse fasce d'età. Ed infine, nella fase 3, il vaccino verrà testato su migliaia di volontari. Questi test saranno condotti in più paesi per assicurare che i risultati del vaccino si applichino a popolazioni diverse. Dopo aver completato questi passaggi, ogni paese esaminerà i dati dello studio e deciderà se autorizzare o meno l'uso del vaccino. Una volta reso pubblico, il vaccino dovrà essere costantemente monitorato per accertare che funzioni come previsto. Ma cosa c'è di così speciale nel vaccino Pfizer? E quando potremmo ottenerlo? Il vaccino Pfizer è attualmente nella fase 3 di test, il che significa che è stato testato in tutto il mondo.
l'azienda è in attesa dell'arrivo di ulteriori dati, prima di iniziare la produzione di massa. A differenza dei vaccini tradizionali, il vaccino Pfizer utilizza una nuova tecnologia genetica d'avanguardia. Utilizzando mRNA sintetico, il sistema immunitario viene attivato per combattere il virus. I vaccini mRNA sono unici e non sono mai stati autorizzati per una malattia infettiva. Tradizionalmente, i vaccini iniettano nell'individuo piccole dosi dell'organismo che causa la malattia. Ma i vaccini mRNA ingannano il corpo a produrre alcune delle proteine virali stesse. Prova ad immaginarlo come un piccolo mago cellulare, solo che invece di conigli tira fuori dal cilindro dei segmenti di coronavirus. Abra corona! Finora il vaccino è stato testato su 43.500 persone con effetti collaterali di lieve entità. La somministrazione richiederà due dosi, a 3 settimane di distanza l'una dall'altra. Pfizer ha fatto sapere che entro la fine dell'anno potrebbero essere disponibili fino a 50 milioni di dosi a livello globale e stimano di avere 1,3 miliardi di dosi pronte nel 2021. Anche se tutto questo sembra promettente, una delle sfide maggiori sarà la distribuzione. Il vaccino, infatti, deve essere tenuto a meno 70 gradi centigradi, o meno, per una durata di 6 mesi. Ciò richiederà una grande quantità di energia e risorse, e sarà impegnativo anche per i migliori ospedali. Per non parlare delle comunità rurali, possiamo solo sperare che il piano COVAX aiuti a coprire questi costi. Anche se il vaccino fosse pronto, non sarebbe comunque una soluzione rapida e probabilmente ci vorrebbero anni prima che tutti vengano vaccinati. E speriamo di non dover rimanere in lockdown fino ad allora. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se...